ristrutturazione aziendale prima, fallimento qualche tempo dopo. Tutti spariti. In Albania, dicono. Lì ora la produzione costa meno. Camminare in questa città è come camminare in un luogo perennemente sconosciuto. Ci vivi da sempre, ma è come se fossi appena arrivato. Mio padre, che è muratore, dice che non capisce come si possa tirare su palazzi a questa velocità. Dice anche che dentro non c'è niente, che sono finti i palazzi. Io glielo dico che non è così. È in uno di quei palazzi lì che lavoro. Lavoro. Lavoro è una parola grossa. Diciamo che quando mi chiamano vado a lavorare. Perché è così che funziona. Lavoro per un po'. 3 o 4 ore, massimo 5. Un giorno sì, 2 no. Se lavoro di domenica però mi pagano di più. Non molto, un po' di più. Io e mia moglie crediamo sempre di non farcela. Giulia invece è contenta, almeno così sembra. Se lavoro poco sto più tempo a casa. Anzi, certe volte mi chiamano al telefono per comunicarmi l'orario. Io non rispondo. Così sono costretti a chiamare qualcun altro. Oggi, per esempio, avrei dovuto lavorare ed invece ho altro da fare io. Mi hanno chiamato al telefono e non ho risposto. Non posso essere sempre disponibile. Non sono al loro completo servizio. Io oggi ho altro da fare. Io oggi ho altro da fare.